come sta Eva Enger dopo l'incidente? L'ex attrice Hard ha rilasciato un'intervista confessando come si sente. Eva Enger deve ancora riprendersi del tutto dopo il terribile incidente avuto in Ungheria insieme a suo marito Massimiliano Caroletti. La ex attrice Hard è stata trasportata per diverse settimane in una clinica romana, per essere curata al meglio, ma oggi come sta? Leggi anche, Cristina Chiavotto ha partorito, nata la seconda figlia, come si chiama? Chi è il marito della showgirl? Nome e foto. Eva Enger parla dopo l'incidente. Eva Enger ha rilasciato un'intervista a Nuovo TV dichiarando che la riabilitazione dopo l'incidente non è facile, a volte la showgirl avverte dei fortissimi dolori e non ha certezze per il suo futuro. Attualmente la madre di Mercedes è sulla sedia a rotelle ed è impaurita da tutto. Eva Enger ha confessato di soffrire di attacchi di panico da qualche anno, questa condizione si è scatenata quando un suo collaboratore è morto fra le sue braccia a causa di un infarto. In passato ha dovuto fare i conti con diversi attacchi di panico al giorno. Nella sua intervista ha detto, molti si chiedono se Eva Enger potrà tornare a camminare e le notizie sembrano buone, per la showgirl ungherese ci vorrà del tempo, ma alla fine fortunatamente se la caverà. Nel frattempo ha già deciso dove passerà le sue vacanze. Le vacanze. Eva Enger ha bisogno di relax e svago, per questo motivo, nonostante la sedia a rotelle, l'ex attrice Hard passerà l'estate a Sharm el Sheikh, dove ormai è di casa. Suo marito Massimiliano Caroletti, infatti, cura gli interessi di alcuni resort egiziani. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.